Ad anteprima stadio abbiamo Valentino Stieri. Cavese si trova in quarta posizione in questo campionato. Era nelle vostre rose aspettative questo piazzamento dietro a Savoia, Agragas e Montalto Fugo? Sì, noi ci aspettavamo di fare un inizio così importante e speriamo di continuare così. Sei arrivato dalle giovanili della Juve Stabia. Il tuo obiettivo personale qual è per questa stagione? Il mio obiettivo è fare il meglio possibile, cercare di fare più presenze possibile. Poi spetta al mister decidere se mandarmi in campo oppure mandare in campo altre persone. Io cerco sempre di farmi trovare pronto. Senti, credi che possa cominciare un ciclo, diciamo, un po' più morbido per la Cavese dopo che avevamo già affrontato in sequenza l'Agragas, il Savoia, l'Interreggio e l'Agropoli? Sì, sicuramente dopo aver affrontato un ciclo terribile adesso iniziano partite più facili e speriamo di ottenere più punti possibili. Comunque la Vibonese è una squadra che è molto insidiosa perché giocherà in casa, cercherà di vincere la sua prima partita del campionato, quindi non bisogna mai rilassarsi troppo, senza nulla togliere il fatto che la Cavese dovrà giocare comunque con un atteggiamento coraggioso. Sì, ma noi non guardiamo l'avversario, andiamo là per cercare di conquistare i tre punti e iniziare un ciclo di vittorie. Si può farcela a Vibo Valencia? Sì, sì. Grazie. Ad anteprima stadio abbiamo anche Vincenzo De Luca. La Cavese si trova in quarta posizione in questo campionato insieme con altre squadre, però era nelle vostre aspettative una posizione del genere, Vincenzo? Vabbè, di certo noi siamo un'ottima squadra, è un gruppo fatto di ragazzi straordinari, quindi per me personalmente mi aspettavo questo rendimento. Quindi, anzi, secondo me, anche con l'aiuto del mister e con l'esperienza degli over che abbiamo in squadra, possiamo fare ancora meglio. Sembrava che ci dovessero essere dei problemi dopo quello che era accaduto nella scorsa stagione a causa dell'infortunio, però hai svolto una buona preparazione che è proseguita bene anche con il nuovo preparatore, tra l'altro. Quindi... No, sì. L'anno scorso è stato diciamo, un anno di esperienza sotto tutti i punti di vista. Quest'anno, diciamo, grazie all'aiuto un po' di tutti, infatti io in speciale vorrei ringraziare Claudio Rosa e Luigi Rinaldi, che a parte che sono stati loro che mi hanno fatto perdere molto peso, 10 kg, quindi... E anche merito loro, grazie a questi 10 kg persi che... Ti hanno fatto allenare spesso, tra i pari magari, eh? Sì, 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 a parte, poi soprattutto a tavola. E mi sono stati molto, molto vicini nel periodo del ritiro e mi hanno fatto perdere anche peso, quindi anche, sì. Anche con questa perdita di peso che gli infortuni diminuiscono. Questi giorni, tra l'altro... Ci sono stati anche i complimenti per te formulati da un ex portiere della Cavese, Vincenzo Criscuolo, che ha riconosciuto la tua spiccata personalità e anche la qualità. Ringrazio Criscuolo per le belle parole spese nei miei confronti. Lui a Cava è stato diciamo, un grande portiere. È stato, non solo a Cava, e quindi... Spero di fare almeno la metà della sua carriera. Domenica la Cavese giocherà a Vibo Valencia, partita che non sarà semplice, non fosse altro perché i nostri avversari di domenica sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, quindi bisogna stare attenti. Guarda, tutte le partite di questo campionato non sono mai semplici. Non sono mai semplici, quindi noi andiamo. Quindi no, per noi ogni domenica è sempre. Ogni partita è sempre la più difficile. Quindi noi andremo lì con la mentalità che è quella di fare risultato pieno. Hanno un attaccante che tu conosci per averlo visto, credo, Marasco, e anche Spanò. Sì, sì, Spanò è stato con me a Nocera. Quindi lo conosco molto bene, però anche lo stesso Marasco, che
abbiamo giocato l'anno scorso contro. Esatto. Se non sbaglio, quindi sono un'ottima squadra. Secondo me la posizione che hanno in classifica non meritano di stare là. Sono un'ottima squadra, ci danno sicuramente del filo da torcere. Ma è una squadra che il suo piazzamento insomma in classifica è bugiardo, secondo te? Sì, secondo me sì. Secondo me per la squadra che ci hanno, loro è una classifica bugiarda. Diciamo che è una partita da prendere con le molle, però che voi affronterete per fare bottino pieno. Esatto. Grazie anche a Vincenzo De Luca, grazie a nome del Corriere Cavese del Calcio e del Corriere del Pallone. Ad Anteprima Stadio abbiamo mister Francesco Chietti. Mister, archiviato questo miniciclo terribile, sembra che stia per iniziarne uno almeno sulla carta un po' più abbordabile, anche se domani c'è questa Vibonese che è vero che sta in penultima posizione in classifica, però è comunque una squadra difficile da affrontare. Ma è sicuramente il ciclo delle partite impegnative, di quelle che noi sappiamo che hanno comunque costruito degli organici per vincere il campionato, tipo Savoia, l'Agragas, togliendo l'Interreggio che è una rivelazione del campionato, come noi e come magari qualcun altro, l'Orlandina che sta facendo benissimo. Però ci sono squadre tipo Agropoli, Battipagliese, Vibonese che sono state costruite comunque per fare un campionato di vertice. È normale che poi i valori escono fuori, alla lunga i valori poi vengono sempre fuori. La Vibonese, affrontiamo questa squadra come abbiamo affrontato l'Agropoli, con tante difficoltà, con delle emergenze, mi sembra con degli infortuni che pian piano stanno recuperando. Però la Vibonese, l'ossatura è la squadra di quella dell'anno scorso che ha fatto i playoff, che è una squadra molto combattiva, molto veloce, una squadra che hanno un allenatore Soda di grande esperienza, un allenatore navigato, quindi sicuramente sarà una partita come sempre, una partita difficilissima come comunque tutte le domeniche, perché per me non esistono partite facili, però noi dobbiamo pensare a quello che noi di buono dobbiamo fare, quello che noi abbiamo fatto e quello noi che dobbiamo continuare a fare. Mi pare che una grande qualità la Cavese ce l'abbia di questi tempi, di avere un grande cuore e di non arrendersi mai, questo la lascia ben sperare. Io ho sempre detto che la squadra la Cavese è composta prima di tutto non da giocatori ma da grandi uomini, quindi i grandi uomini sicuramente quando c'è da soffrire, quando c'è da mettere il cuore in campo lo mettono, quindi su questo non avevo nessun tipo di problema perché è sempre stato così. È normale che mi fa piacere avere diciamo una squadra che riesce a reagire bene, perché significa che la squadra c'è, che la squadra è viva e nei momenti di difficoltà riusciamo comunque ad alzare la testa, anche essendo una squadra diciamo non espertissima, perché se noi vediamo uno a uno tutti i giocatori, togliendo quei 4-5, comunque non è che hanno un'esperienza così di questi campionati e giocare in una piazza come Cava. Io penso che c'è da fare un grosso applauso a questi ragazzi, perché comunque non è da tutti giocare a Cava, non è da tutti avere un pubblico che poi sicuramente quando fai le cose buone ti applaudono e poi magari quando fai le cose un pochettino così si ha qualche critica, quindi ci vuole grande equilibrio, ci vuole innanzitutto giocatori con personalità. Questa squadra non dico che l'abbiamo raggiunta al 100%, però stiamo lavorando e sicuramente arriveremo a un punto dove questi giocatori che ci sono, questi ragazzi che ci sono, matureranno al punto tale da diventare calciatori da poter affrontare qualsiasi difficoltà. Entra in campo o entra in partita comunque? Ma quello è importante, perché significa che tutti si sentono importanti per questa squadra e quindi io ho sempre detto, per me non si gioca in 11 oppure in 1, in 2 come magari tanti vogliono far credere.
noi giochiamo con un organico al completo, giochiamo con tutti e 22, 24 della rosa e ognuno deve dare il suo contributo. Poi ci può riuscire o non riuscire, però sono sicuramente tutti, sono tutti importanti, perché non ho mai visto una partita che si vince uno contro tutti. Qualcuno dice che siamo più una squadra da trasferta, è vero? Ma non è vero, perché noi fino adesso in casa abbiamo, abbiamo mancato una sola vittoria, diciamo, se così vogliamo dire, perché abbiamo pareggiato con l'Agropoli, che poi guarda caso è una squadra costruita per vincere, quindi è una squadra importante, è una squadra che comunque è venuta qui a giocarsi la vita. E in casa fino adesso a me non mi risulta che abbiamo, diciamo, qualità insomma di gioco, forse rendiamo meglio in trasferta, dicevano. Ma io non lo penso, io penso che invece noi siamo una squadra che quando stiamo sereni, tranquilli e abbiamo il giusto entusiasmo, possiamo far male a chiunque. Ultima cosa, anche a Vibo Valentia si può farcela? Io dico che noi ogni partita ce la dobbiamo giocare sempre per vincerla, però dall'altro lato ci sono anche gli avversari e noi li rispettiamo. Però domenica sicuramente per noi ci abbiamo anche qualcosa da farci perdonare dell'anno scorso, e quindi ha un sapore diverso questa partita. Infatti brucia ancora quella sconfitta un po' pesantina. Sì, se non erro. Io sono passati quasi un anno e ancora la devo digerire, figurati. Grazie. Grazie anche a nome del Corriere Carese del Calcio e del Corriere del Pallone. Grazie a voi.